Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello mutolì. Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. È abbastanza abituale nel nostro linguaggio usare delle espressioni nelle quali è contenuto il termine dignità. Diciamo per esempio: non perdere la tua dignità, ha perduto qualsiasi dignità, fa valere la tua dignità. Nel nostro linguaggio il termine dignità corrisponde normalmente a identità, caratteristica fondamentale della persona. E la dignità, lo sappiamo, si manifesta nel modo di vivere, di agire e di parlare, ma anche nel modo di vestire. Il vestito è normalmente espressione della condizione di una persona. Ebbene, il tema della dignità attraversa tutta la parabola che abbiamo ascoltato nel testo del Vangelo, nella quale da una parte si descrive la caparbia determinazione del re di fare la festa di nozze per il figlio e dall'altra il comportamento indegno degli invitati. Lo si dice espressamente: questi invitati non erano degni. Alla fine però la vince il re, il quale, nonostante il rifiuto degli invitati, fa la festa. Anche questa parabola è un'allegoria storica. Descrive cioè il dramma della relazione tra Dio e il suo popolo, i cui membri si sono mostrati indegni dell'invito. E l'esito della indegnità, che coincide con il rifiuto, è la distruzione della loro città. Nel sottofondo si intravede il significato che ha avuto per i cristiani delle prime generazioni la distruzione di Gerusalemme. È il segno del castigo di Dio per il rifiuto di Gesù. E tuttavia, la festa comunque si fa, con i nuovi invitati. E i nuovi invitati sono coloro che hanno creduto in Gesù. Ma anche costoro non sono sicuri di partecipare compiutamente alla festa. Al termine della parabola si parla di uno degli invitati che è presente alla festa senza l'abito nuziale. E l'abito, dicevamo prima, è il segno della dignità. E nei confronti di costui viene espresso un giudizio pesante che rimanda alla responsabilità. La parabola in ultima analisi vuol dire agli ascoltatori: non fatevi illusione, neppure voi che avete aderito al Vangelo siete sicuri di partecipare al banchetto definitivo, alla festa ultima.
Se non vivete secondo la dignità che vi è stata concessa, anche voi potreste essere esclusi dalla festa. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me, Signore. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.